Benvenuti in un nuovo video di chiamate horror. Quest'oggi non andremo a chiamare solo un numero, ma andremo a chiamare bensì neanche due numeri, ma andremo a chiamare ben tre numeri maledetti. Perché tre numeri maledetti quest'oggi? Perché tutti e tre i numeri, mi scuso per i rumori, comunque tutti e tre i numeri maledetti sarebbero collegati al diavolo. Quindi spero che non mi dispiacerà, ma questo video era un po' di più rispetto agli scorsi. Allora, il primo numero che andremo a chiamare è il numero classico che sarebbe del diavolo, che è il 666. Prima di andare a chiamare questo numero, però, ho trovato su internet una storia riguardante questo numero. Degli altri due numeri non ho trovato nulla, ma su questo ovviamente qualcosina l'ho trovata. Adesso vi andrò a leggere la storia risale al 2006. Allora, quello che voglio raccontarvi è un avvenimento bizzarro che mi è capitato all'età di 15 anni. A quei tempi lavoravo nel ristorante dei miei genitori. L'accaduto risale quindi a una decina di anni fa, anni indietro, quindi nel 96, non nel 2006 è accaduto principalmente. Dove l'ho rifatto, scusate. Lavorare in un locale comporta il conoscere tante persone, tra cui ebbi avuto il piacere di conoscere una persona conoscente dalla parte dei miei genitori e nonni. Si trattava di un ex galeotto, e già lì la storia si va diventando un po' più inquietante, cioè non tanto, ma un pochettino. Arrestato per una stupidata commessa da ragazzo, che però la legge non ha esitato a perpetuare anche nel corso degli anni seguiti. Alla sua scarcerazione, il signore in questione, che chiamerò A, nella sua vita durante e dopo la sua scarcerazione, ne ha subite veramente tutti i colori. Insomma, gliel'hanno fatta pesare per bene la sua infantilità nell'aver commesso il stupido atto, che quando ci divenni in confidenza scoprì che in realtà era tutto sommato una persona che in fondo era di animo buono. Ma ovviamente dentro di lui portava i segni della sua condanna. Si sa che in una struttura circondariale si impara a fare di tutto, e ovviamente lui non era da meno. Uscito portava i segni di tatuaggi scalfiti a mano da alti galeotti sulla pelle. Palestra tutti i sacrosanti giorni, risse a quanto altro abbiamo fatto di lui un galeotto, Doc. Proprio come nei film, scusate la mia punta di ironia, nonostante l'averci parlato molte volte ed essere entrato in confidenza con lui, mi portò alla conclusione che in fondo non meritava una pena così dura per ciò che aveva commesso. Quella persona portava comunque dentro di sé molta rabbia. Mi lasciò perplesso che era informato sul mondo del paranormale, e suo raccontare anche in modo pratico un'aurea misteriosa aleggiava intorno a questa persona. Era comunque uno strano personaggio. Passavamo molte sere a parlare di spiritismo nel locale e poi venne ciò che mi ha lasciato veramente perplesso. Una sera, come tante, andammo sul discorso del demonio e gli chiese se fosse mai entrato in contatto con lui. Mi rispose affermativamente e mi disse: "Vuoi, puoi farlo anche tu ora". Lì per lì rimasi un po' colpito, poi gli chiesi di continuare. Mi disse: "Puoi metterti in contatto con lui quando ci sono io qui. Usa il telefono e componi il 666". A che mi scappò da ridere e lui mi disse: "Non sto scherzando, prima prova, poi forse non ridi più". Allorché ho detto: "Ok, dai, mi prendi in giro, io ci provo, ma non ci credo". Beh, penso che tanti abbiano provato almeno una volta nella loro vita a fare il suddetto numero, un po' esaltati da qualche film o libro o quant'altro. C'è una particolarità però: avendo un locale pubblico, avrei il contascatti. Se mai qualcuno risponde, parte uno scatto sui contascatti. Così decisi di cascarci come un pollo, tanto ci avevo provato tante volte, e quando componi quel numero non ricordo se o il telefono suonava consecutivamente, come quando cade la linea o se c'era la voce numero inesistente. Fatto sta che sto per prendere sulla cornetta e lui mi dice: "Aspetta, dimenticavo, devi aggiungere un numero prima". E io c'è. Ma questo non la sapevo. Aspetta, ce l'ho scritto questo numero.
Sì, esattamente, non è il numero 66 alla firma solo, ma riguarda il numero 059. Che andremo a chiamare ovviamente 059666. Aggiungi lo 059. Lì però non ho resistito e mi sono allontanato dal telefono, dicendo che voleva proprio prendermi per il C. Allora lui un pochino si sentì offeso e mi disse: prova, davvero, se non succede nulla ti pago da bere. Allora con la puzza sotto il naso vado verso il telefono a scatti, compongo il numero. Parte uno scatto e mi si gela il sangue per alcuni minuti. Minuti in cui la linea risulta libera e qualcuno risponde, come se qualcuno dall'altra parte stesse ascoltando. Così A, mentre era ancora al telefono che ascoltavo, mi disse allora, gli dissi, ha risposto qualcuno. Mi disse, beh, ora puoi chiedere quello che vuoi, che ti sta ascoltando. Io riattacco immediatamente, non so più cosa pensare, ero rimasto scioccato dall'avvenimento. Riprovai diverse volte successivamente da solo a comporre il numero, ma nulla. Non successe più nulla, non rividi più il mio conoscente A, fu di nuovo rinchiuso per un prolungamento della pena che aveva già scontato. In Italia succede anche questo e poco tempo chiudemmo il locale. Interessante alquanto succedente che distante di un paio di giorni al fatto per TV e precisamente per il TG5, il giornalista dichiarava che la provincia di Modena con il suo prefisso telefonico 059 era o faceva già parte della cabala, dichiarando lo 059 come numero cabalistico. Io però non conosco la cabala, ma so per certo che allora non mi aveva preso in giro. Quindi più o meno siamo un po' collegati anche alla cabala questo numero. Maledetto. Vabbè, non perdiamoci comunque altro tempo, già saranno 15 minuti per leggere questa storia e andiamo a comporre il primo numero maledetto. E proveremo se c'è su WhatsApp anche. Allora, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, ok, così, sì. Non so se questo numero l'abbiamo già chiamato oppure no, non ricordo perché forse l'abbiamo fatto anche nel secondo video già questo numero, per gli altri due no. Ok. Informazione gratuita. Non è prevista l'abilitazione a questo tipo di chiamata. Per avere informazioni. Ok, oh, scusate, ok, non me l'aspettavo, questa volta non me l'aspettavo, è stato un po' diverso rispetto ad altre volte perché, no, mi rivedo subito cosa in mano perché, cioè, rispetto ad altre volte abbiamo avuto una risposta diversa, cioè che praticamente il messaggio della Win è stato diverso dalle altre volte. Allora faccio una cosa. A questo numero andiamo a salvare. Aggiungi. Controlliamo se c'è su WhatsApp. 1. No, su WhatsApp non c'è, questo è sicuro. Va bene. Adesso lo andiamo a richiamare, ovviamente. Ok, qui si è sfocato tutto. E ho fatto la messa a fuoco. Come mai? Non fa più la messa a fuoco. Vediamo se riesce a farlo. Ok, lo fa così. Informazione gratuita. Non è prevista l'abilitazione a questo tipo di chiamata. Per avere informazioni, chiami il servizio clienti al numero 155. Informazione gratuita. Non è prevista l'abilitazione. Ok, questo numero non funziona. Cioè, il messaggio è molto particolare. Aspetta, vediamo se. Scusate un attimo, voglio vedere se l'inquadratura.
Non mi fa la messa a fuoco, chissà. Cioè, è strana questa cosa che non riesco. Ok, penso che abbia fatto la messa a fuoco. Ok. Adesso andiamo a chiamare il secondo numero. E devi fare il 6-6 prima di quel numero che abbiamo letto. Ok, riproviamo una seconda volta. Terza volta, ultima volta. Ok, non c'è. Adesso controllerò se c'è su WhatsApp. Allora. Vediamo se c'è su WhatsApp. Ma mi sembra una cosa impossibile. Allora. Ok, non ci neanche. Il terzo ed ultimo numero che andiamo a chiamare è quello che abbiamo appena parlato e letto. Ed è. Allora, prima che vi dirò il numero, vi ripeto, ovviamente avete visto anche dal video, i numeri che abbiamo chiamato ora, ed era il 666 e l'altro numero era 1666666666. Il numero che andiamo a chiamare ora è 059666. Spero che non accada nulla, almeno subito senza anche nelle mani, perché non. È quello che mi auguro che non accada nulla, perché ho già visto un video su YouTube di una ragazza che ci ha chiamato a questo numero, anzi, ha chiamato proprio tutti e tre i numeri, e da questo numero ha ricevuto una risposta di una sorta di agenzia, non so di che cosa. Modena. Spiterina. Ok, riproviamo. Riproviamo di nuovo. Risulta Modena. Non chiama. Ok, no, non ci provo a fare perché è strano perché non chiama. E quella ragazza mi pare che chiamava e rispondeva. Risulta Modena, quindi no, vorrei capire. Dovrebbe centrarci Modena. Qui c'è scritto Modena il caporalatistico. Vediamo. Esattamente, infatti, mi risulta Modena questo numero, infatti. È esatto come è descritto lì. Controlliamo se su WhatsApp c'è. Non c'è neanche su WhatsApp, ok. Va bene, adesso aspetteremo 10 minuti. Se non riceviamo nessuna chiamata, possiamo concludere il video. Io ve ne scusate per i rumori, ma me lo fanno apposta.
Controlliamo. Scusate. Allora, gli altri video mi sa che li ho anche spostati. Che penso che possiamo già anche concludere perché siamo arrivati, non sono arrivati 10 minuti, però già i suoi 7-8 minuti penso che sono già quasi passati, che ho controllato. Quindi è particolare il numero che abbiamo chiamato, ah, sono particolari sia il numero 059666 e l'1666, allora, l'1666. L'uno, sai, 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 sai. Questi due numeri sono particolari perché quello l'uno, sai, sai, ci ha dato una risposta diversa da Wind, tipo come che se non avessi permessi per chiamare quel numero. Questa cosa non so se è accaduta anche a quella ragazza che vi ha chiamato. Il 059666 ha l'ultimo istituto di Modena, però non ci ha risposto comunque, non ha neanche chiamato, proprio era vuoto. Cioè, chiamava, rimaneva a vuoto, ma non chiamava e poi si staccava. Il numero 666 non funzionava invece. Va bene, direi che se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace e noi ci vediamo alla prossima.